Eccoci qui con un nuovo video e questa volta voglio parlarvi dei miei preferiti di aprile. Allora, come al solito, 5 categorie e iniziamo subito perché, insomma, c'è roba. Non so se alcuni ve li ho già fatti vedere in qualche altro video, però questi sono e quindi io non voglio barare. Come al solito sono in negozio e questi sono o i tester o i prodotti da rivendita, quindi se li vedete pieni è per quello. Comunque se mi seguite sui social, Instagram in particolare, vi metto le storie dove vi faccio vedere mentre uso anche i prodotti. Allora, prodotto preferito per quanto riguarda il corpo, assolutamente questo qui, questo è lo Scrub Honey di Apiarium, è un bel boccione, fa un buon profumo e ovviamente voi con il ditino santo dovete mescolare, un ditino con la mano, dovete mescolare e poi prendete e ve l'andate a spargere su tutto il corpo. Dura tanto, nel senso che basta pochissimo prodotto e la cosa bella è che adesso io inizio in quel periodo in cui la pelle, soprattutto del corpo, è ancora più secca, nonostante io beva e tutta un'altra serie di cose. Quindi questo mi aiuta moltissimo e poi ovviamente ho iniziato un pochino anche di trattamenti drenanti, più che altro perché ovviamente stando tanto tempo in piedi mi sento affaticata e quindi ho iniziato anche i drenanti di cui però vi parlerò in un altro video. Questo buono perché scrubba, idrata ed è molto molto veloce, la profumazione è decisamente accattivante. Poi altro prodotto. Sapete che io giro prendo una serie di integratori, assolutamente questo mi sta aiutando tantissimo, non solo per la ricrescita, vedete quelli piccini, ma anche per la, diciamo, texture e soprattutto per rinforzare il capello. Questo è l'Hair Vitamin di La Saponaria, io l'ho sempre consigliato, dentro ha una serie di attivi che leggete qui che ci sono insomma scritti anche in giro, comunque con il miglio, con il rame, la biotina, bla 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 bla, e fa veramente quello che dice. Devo dire che l'ho già detto da qualche altra parte, gli integratori della Saponaria sono tutti buoni, quindi è molto probabile che voi abbiate già visto anche i suoi fratellini e continuerete a vederli. Poi, rimanendo in termini di capelli, lui costa, a differenza della Saponaria che i prezzi sono secondo me molto competitivi, questo onestamente tra i balsami che ho in negozio è quello più costoso ed è il balsamo Ava, il Mai Senza, antipollution, ristrutturante, illuminante. Chi lo compra, lo ricompra e questo vuol dire tutto. Bastano insomma 5 minuti, poi se li volete tenere anche un po' di più, però comunque in teoria 5 minuti, riesce veramente a rendere il capello più domabile, più condizionato e facilmente districabile. Oltre a fare veramente un effetto, capello morbido, ricostituito, fa veramente il miracolo in 5 minuti, quindi ve lo straconsiglio. Ripeto, costa un po' perché siamo sopra i 20 euro, però per 250 ml di prodotto ce li vale tutti. Make up, make up. Se io fossi brava vi direi anche il numero, ma magari ve lo lascio scritto da qualche parte. Comunque ve ne ho già parlato. Questo è. No. Ho provato dei fondotinta insieme a una cliente, ma ora sono completamente macchiata per tutta la vita. Quindi ecco, questo è il colore giusto. È il Miss W, questo rosa antico. Malva molto bello con queste sfumature, questi glitter argento verdi ma piccolissimi. Vediamo se metto a fuoco. No? Sì. Vedete, proprio si vede pochissimo ed è il diciamo l'ombretto principe con il quale ho realizzato questo mascara che ho, no, scusate, questo make-up che ho registrato insieme a voi e che quindi andrete a vedere magari o prima o dopo, però insomma è disponibile sul canale. Però per farvi vedere che con un ombretto bello, stai sui 10 euro, va benissimo, però comunque un ombretto bello, un po' costosetto, sono d'accordo, perché ci sono anche ombretti sicuramente anche bio a meno, però come vi cambia l'effetto? Vi cambia veramente, lo mettete già subito il make-up è fatto. Detto ciò, dura anche molto a lungo e non fa fallout. Yeah. Poi, ultimo prodotto, quindi skincare. Va bene. Ecco qui, questa forse ve l'ho già fatta vedere, maschera drenante, contorno occhi, azulene, amla e giglio. Questa è fantastica, perché anche dentro il gelsomino, quindi ha anche una profumazione particolare. Allora,
volevo far vedere Linci. Eccolo, ve lo far vedere non solo Linci, ma anche il fatto che sono 75 ml, che è una cosa che ha stupito tantissimi clienti, o meglio, le maschere contorno occhi non vanno intese come veri e propri contorno occhi. Ci sono quelle che li potete utilizzare in momenti alterni come contorno occhi, ma queste maschere, soprattutto queste che vanno poi risciacquate, si tengono 10 minuti, questa si tiene 10 minuti e va risciacquata. Dovete intenderla come vere e proprie, diciamo, skincare extra. Quindi loro che cosa fanno? Nel tubetto non mettono i 15 o i 30 ml classici del contorno occhi, ma vanno a mettere appunto un quantitativo molto importante che al costo di 30 euro veramente è molto conveniente, soprattutto rispetto a chi utilizza patch e cose varie. Con questo le applicate, state 10 minuti e poi risciacquate. Mi piace tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Solamente un prodotto straconsigliato. Fa quello che deve, cioè drena, drena e riattiva un pochino la circolazione, quindi veramente l'effetto è importante. Poi ripeto, nell'altro video vedrete anche le mie occhiaie, quindi insomma avrete occasione di vederla anche all'opera, penso di fare una skincare con voi. Detto ciò, fatemi sapere se alcuni di questi prodotti li avete utilizzati e se il format preferiti vi piace oppure no. Ciao ragazze!